alla scuola. Ce n'era uno speciale, il più bello di tutti, che si chiama Cuore. Cuore! Cuore! Di Edmondo? Yeah. Amici! Bravi! Bene! Si potrebbe intitolare Storia di un anno scolastico scritta da Enrico, uno studente di 12 anni di una scuola municipale di Torino. In Italia! Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria. A più di 1300 chilometri di qua. Vogliategli bene, in maniera che non si accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Martedì 25 ottobre. Vi presento la mia classe. Quello che mi piace più di tutti si chiama Garrone. È il più grande della classe, ha quasi 14 anni. La testa grossa, le spalle larghe, è buono. Si vede quando sorride. E un altro mi piace pure, che ha nome Coretti. E porta una maglia color cioccolata e un berretto rosso. È sempre allegro, figlio di un rivenditore di legno.
primo marzo. Oggi il maestro ci ha dato da scrivere un componimento a tema libero ed io ci ho pensato un po' su. Poi l'ho intitolato Il mio compagno Coretti. Passando vicino a una bottega, mi sento chiamare per nome. Mi volto. Era Coretti, il mio compagno di scuola, col suo berretto rosso, tutto sudato e allegro, che aveva un gran carico di legna sulle spalle. Un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legna per volta. Egli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre, dove in fretta e in furia le accatastava. Saprei dire se vedi di lontano nuvole di polvere, luccichio di baionette, soldati austriaci, cavalli... Sicuro che saprei! Lui voi siete spietati, noi chiamiamo libertà. Maledizione! Ma i pieghi sono viso bianco e quasi sorridente, come se sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua terra, d'aver dato la vita per un sogno. Che cosa rispondereste a questa domanda? Perché amare l'Italia? Thank you.